clausura. Siamo accanto alla cella numero 5 e al sacellum, la cappellina interna della clausura, dove qui i pellegrini non possono entrare. In questa giornata, l'11 di ottobre del 1962, fu una giornata importantissima per la Chiesa, per la storia della Chiesa, proprio perché Papa Giovanni XXIII solennemente andò ad inaugurare il Concilio Vaticano II nella Basilica di San Pietro. E proprio per questo noi, attraverso un accurato studio del dottor Accattoli insieme alla collaborazione di Stefano Campanella e di Fra Luciano Lotti, vogliamo andare a sfatare quella bufala che viaggia sulla rete asserendo che Padre Pio sia stato contro il concilio. Nella rete appunto ci si imbatte in questa leggenda che Padre Pio abbia rifiutato il nuovo messale e ha continuato così a celebrare in latino perché acerrimo oppositore del concilio, una vera e propria bufala. All'obiezione che Padre Pio non poteva rifiutare il nuovo messale perché promulgato 6 mesi dopo la sua morte, coloro che mettono in risalto questa bufala rispondono affermando che in previsione del nuovo rito Padre Pio scrisse a Paolo VI per chiedergli di essere dispensato e di poter così continuare a celebrare con il vecchio messale. E inoltre questi aggiungono che la dispensa gli venne portata qui a San Giovanni Rotondo dal Cardinale Bacci, con il quale Padre Pio avrebbe poi sfogato la sua contrarietà al Concilio Vaticano II con le parole che viaggiano sulla rete e che sono fasulle: per pietà mettete fine rapidamente al Concilio. Nulla di ciò è nelle fonti e nella storia di Padre Pio. Il Cardinale Bacci venne qui a San Giovanni Rotondo, ma non come latore della dispensa che Padre Pio chiederà soltanto 10 mesi dopo quella visita. La richiesta è motivata non dalla contrarietà alle innovazioni, ma soprattutto dalla debolezza della vista che gli impediva di leggere i nuovi testi mentre lui conosceva a memoria i vecchi. Nei documenti non c'è quindi nessuna traccia del presunto atteggiamento di contrarietà da parte di Padre Pio verso il concilio, vi sono anzi elementi di accoglienza, comprese anche le stesse novità liturgiche. Il Cardinale Bacci venne a fare visita qui a San Giovanni Rotondo a Padre Pio nell'aprile del 1964, a seguito dell'introduzione nella messa con il popolo di alcune parti da leggere in italiano, su sollecitudine proprio di Padre Pio. Il 17 febbraio del 1965 il guardiano del convento, Padre Carmelo da San Giovanni in Galdo, scrive al Cardinale Ottaviani facendo presente che Padre Pio ha 78 anni, ha la vista indebolita, è sofferente per la vita di lavoro che conduce e soprattutto per le sofferenze note a tutti. E per queste ragioni chiede appunto che la Santa Messa da lui celebrata tutte le mattine ad orario inconsueto alle 4:30 circa, cioè 2 ore prima delle messe d'orario solite da celebrarsi nel nostro santuario, scrive ancora il padre guardiano, venga considerata come messa privata e come tale esente dalle norme concernenti la messa con partecipazione di popolo, fermo restando l'aggiornamento e l'uniformità per le altre cerimonie da osservarsi nelle messe private. E così è documentato da questa lettera che è inserita nella posizio della storia della causa dello stesso padre Pio da Pietrelcina. Lettera di risposta del cardinale Ottaviani che porta la data del 20 febbraio del 1965. Quindi non c'è traccia né nei documenti di alcuna frase di padre Pio contro il concilio, anzi dalla lettera del guardiano si va ad apprendere che la dispensa riguardava soltanto la lingua a causa della vista indebolita che impediva a Padre Pio di leggere i nuovi testi, mentre quelli in latino li conosceva perfettamente a memoria, ma a Padre Pio osservò le altre norme liturgiche che venivano con il concilio, quindi come si può diciamo vedere anche dalle stesse immagini delle messe celebrate, Padre Pio le
le celebra rivolto al popolo, ad esempio lo stesso filmato dell'ultima messa di Padre Pio, che celebrata il giorno precedente la morte, lo mostra proprio rivolto al popolo, e si propongono anche immagini e audio del diacono, del suddiacono, che leggono il Vangelo e l'Epistola proprio in italiano. La stessa ragione aveva così indotto già nel 1961 Padre Pio a chiedere la dispensa della recita del breviario, sostituendola così con quella del rosario. Inoltre, e concludiamo, nell'ultima lettera di Padre Pio, quella scritta a Paolo VI qualche giorno prima della morte, a sostegno dell'Umane Vita, noi leggiamo: l'ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore, nella fedeltà, nell'obbedienza e nella devozione alla sede apostolica. Prego il Signore che tale rimanga e continui nella sua tradizione di serietà, di austerità religiosa, povertà evangelica, osservanza fedele della regola e delle costituzioni, pur rinnovandosi così, scrive ancora Padre Pio, nella vitalità e nello spirito interiore, secondo le direttive del Concilio Vaticano II.